Desidrea Culegas, con l'uffici del Presidente della Regione Lombardia. You're waiting to be connected to Regione Lombardia. Desidrea Culegas, con l'uffici del Presidente della Regione. Ufficio di Presidenza della Regione Lombardia, qui parla Mimmo Balduccio, pronto? Salve Balduccio, noi ci conosciamo. Sono pronto, con chi parlo? Sono Masieri di Good Morning Milano, ci siamo già sentiti più volte. Non so. Mingavo, Masini. Ancora Masini, qui canta sempre Masini, non, qua non si canta, Masini. Ma perché non chiama Masini? Chiama Masieri, non Masini. Ma non capisco mai. Presidente, dobbiamo cambiare il numero, qui chiama sempre uno che vuole cantare. No, non voglio cantare, non voglio cantare, voglio parlare con il presidente di una iniziativa che è terminata settimana scorsa, ossia un bando per incentivare la banda suona rock. No, non ce ne capo. Presidente, no. Ma continua con la musica, non l'ha capito, siamo a Regione Lombardia, non siamo un zecchino d'oro. Un bando per incentivare la transizione da una macchina inquinante a una elettrica. Ma sì, non la capisco quando parla, popolare italiano. Vabbè, per favore. No, io parlo italiano e lei Balduccio che ha delle difficoltà nel comprendere. Comunque volevamo sapere se il presidente può parlare per questo bando, dirci due parole, spiegare un attimo perché appunto vogliamo incentivare. Al presidente, già voglio parlare con questo? Faccio finta che non c'è, va bene? No, adesso glielo dico, sì, tanto non mi sente, c'è il disco, va bene? No, Balduccio non ha messo il disco, vale. Pronto? È vergognoso, non ha messo. Pronto, Masini? No, non ha messo il disco e l'ha fatto apposta. Masini, pronto, l'ha mi sente? Il presidente è impegnato, ha detto che non ho detto niente, perché non c'è, è impegnato, è in missione. Ma lei è veramente vergognoso. È in missione. Lei è un insulto a chi lavora seriamente nelle segreterie, lo dico, Balduccio, lei è un insulto. Ma io non so... Presidente, non c'è il presidente, non posso chiedere niente. Volevo chiedere al presidente, ma non c'è. Vergogna, guardi, io adesso in qualche maniera riuscirò ad avere il numero del presidente, bypasserò. Non lo capisce e sono contento che non lo capisca la sua scrivania. Non ho capito a chi passa, ma niente, non ho capito questo. Riproveremo settimana prossima. E quindi cosa vuole questo band? La banda suona rock, quindi... No, volevamo parlare con il presidente. Non c'è il presidente, se vuole può presidente. Chiedere a me, può chiedere allora, a me. Allora, richiameremo... No, lei, può non ha, a me. Lei non ha mai ferie. Può chiedere a me, no, io sono un lavoratore stanavista. Statalista. Allora, mi dica lei cosa ne pensa appunto di questo bando per incentivare la mobilità. Elettrica. Rubando le macchine che fanno schifo, chi lo vuoi chiedere? Rubando le macchine che fanno schifo, chi lo vuoi chiedere? Io non la capisco, Balduccio. Rubando le macchine che non vanno più, quelle che vanno a carogne, che vanno fumo nero. Chi lo voglio chiedere? No, quelle le dobbiamo andare dentro per... Boh, l'ho fatto anch'io. Ha chiamato cugina mia. E gli ho detto siamo in diretta, e capite, volete sapere come funziona? Allora il bando funziona così: voi avete una macchina da rottamare, così si dice, voi moderni dite queste parole, noi italiani non e dite che si mette dentro e si cambia per una macchina nuova elettrica, sì, ibrida, certo. Oh, arriva di ibrida che muove nell'acqua la macchina, no, che, ma sì, ma che ma qual è la fibra? Ma che strategia, ma sì, che la macchina va nell'acqua, non va nell'acqua, ibrida vuol dire che utilizza sia il motore elettrico che il combustibile. Ce lo dice lei, va bene. Ce lo dice lei, c'è convinto. Carburante. Le macchine vanno all'acqua, va bene. No, comunque, allora abbiamo fatto una prova con cugino Sanduzzo, no, che saluto, anzi posso salutarlo in diretta. Lo sta facendo. Sanduzzo, bello mio, come è stato? Bene, funziona ancora la macchina nuova. Sì, vabbè, non è che dovete... Ecco. Abbiamo cambiato la macchina. Abbiamo preso a Renault 4 de zia, che stava tutta a rotta, che faceva... Euro zero. Faceva un fumo che sembrava a ciminiera o zio quando fuma, che sta uguale. E poi abbiamo messo tutto vuoto e abbiamo preso 4 pile da Duracell messe in da a motore, e adesso funziona. Ma Balduccio, e la regione ci ha dato 3.000 euro per questo. 3.000 euro? Sì. Ma lei, ma li ha presi lei, non gliel'ha dati la regione? No, io non prendo niente, io non posso. Perché lei è un ladro. No, non posso. Lei è un ladro. Ma no, io sono bravo. No, lei è un ladro perché innanzitutto la pagano per essere lì nella scrivania che di fianco c'è il presidente. Non c'è il presidente, guardi, lo vedo che qua di fianco che non c'è. Balduccio, guardi, io oggi sono arrivato al limite della sopportazione. Cosa vuole? Vuole parlare col presidente? Vorrei parlare col presidente. Richiamare settimana prossima. Chiamiamo settimana prossima. Ci provi. Lei, per favore, la vedo affaticato. Vada in ferie. No, vada in ferie, Balduccio. È da 81 che non faccio le ferie. Vabbè, ci riproveremo. Grazie mille. Arrivederci, Masini. Arrivederci.